Per me è la Spectral da più di un anno ed è ancora fottutamente stock in tutto, sia esteticamente che a livello di componentistica. Il sender ormai è completamente tamarrato, quindi passiamo a questa. Neanche troppo male in realtà. Oggi vedremo quindi 5 migliori upgrade estetici che potete fare su una bici nuova. Magia nera. Ma per prima cosa direi di lavarla. Allora, Gesù San Crispino. Sempre una rottura di coglioni trovare la falsa maglia. Fuck, sta finendo. Direi di dargli una bagnata e una passata veloce, molto basilare. Ora quella un po' più seria. Questo quando cazzo l'ho fatto? E ora l'appendiamo. Diamogli un'ultima spruzzata, che ora la laviamo bene. Ovviamente diamo una lavata anche alle ruote. Ma qua che puzza, porca madonna! Questo va fatto sia per pulire i raggi, sia per pulire tutte le fessure qua dentro. Mi svolta i cerchi sta cosa. Mi sono reso conto troppo tardi che forse ho inquadrato tutto a cazzo di cane. Ce l'ho su da più di un anno ed è ancora come nuovo, come cazzo è possibile? E era una bella pulita anche alla catena. Nel caso della catena ricordatevi anche di asciugarla molto bene per evitare ruggine e cazzate varie. Magari anche con il compressore. Ok, lo lasciamo qua. Ora che la buccia pulita vi svelo il primo upgrade. Fascette o clip colorate? In questo caso io userò le fascette, ma le clip vanno bene uguali. Queste qua ad esempio sono in Ergal. Porco dio. Me le trovate anche in plastica, proprio un cazzo. Mentre le fascette invece le trovate dai cinesi tipo un euro. Lo svantaggio delle clip è che non riesci a chiuderle bene, quindi sballonzano e ne fanno rumore. Per questo userò le fascette. Prendiamo queste qui nere. Ok. Ale, partiamo subito a mettere quelle colorate. Qua mi si rompono sempre, per questo ce ne metterò due. Una anche qua dove l'abbiamo appena tolta. E infine una per il freno. Ricordatevi poi di tagliare via gli eccessi, ovviamente. Ed infine di buttare via gli eccessi. Da lontano potrebbe non notarsi tanto, ma da vicino è sicuramente uno di quei dettagli che fanno la differenza. È un botto più silenziosa senza catena. Il prossimo non è un upgrade propriamente estetico. Su questa bici c'è già e spero si noti il meno possibile. Sto parlando delle pellicole protettive. Queste ovviamente non vanno a far diventare più bella la bici, anzi la imbruttiscono un po', perché ovviamente non è bellissimo vedere tutte le righe. Però vi permetteranno di mantenere intatta la vernice per molto molto più tempo. I luoghi principali in cui metterla sono: sotto il tubo inferiore del triangolo anteriore, dovrebbe chiamarsi così, comunque questo punto qua avete capito. Il carro sicuramente non gli fa male, sia sopra che sotto. I foderi della forcella, questi qua prendono un sacco di sassate, soprattutto le bici da enduro. Se potete anche qua dove c'è il tubo sella. Questo perché grazie alla ruota qua arriva un sacco di merda, quindi è molto facile graffiarlo. E infine nella parte che vi trovate direttamente davanti. Questa in realtà non so come si faccia a graffiare, però mettetecelo che non fa mai male. Ovviamente anche il sender è tutto pellicolato, e come vedete anche dopo una stagione di gara è ancora perfetto. Questo perché mi è bastato cambiare solo la pellicola. Per chi si ricorda, a Sestolo ci ho tirato due sassate prepotentissime che a me hanno bozzato la pellicola. Porco dio! Ma come vedete il telaio è ancora perfetto. Ora torniamo sugli upgrade seri. Questi, per chi se li ricorda, li ha già messi sia sul Dirt che sul DH. Niente poco di meno che gli spacer in carbonio. Volendo potrebbero anche andare ad alleggerire la bici. Forse un paio di grammi, ma sicuramente non fanno schifo. Questi li trovate su Amazon ad un cazzo. Vi lascio il link in descrizione. Li trovate sia opachi che lucidi. Io in questo caso li metterò opachi. Ora dobbiamo iniziare a smontare la bici. Per questo upgrade è comodo mettersi con la ruota davanti piantata contro qualcosa. Iniziamo a svitare le due viti laterali. Togliamo il cappuccetto sopra. In realtà è la terza volta che faccio tutto ciò perché mi sono dimenticato di registrare. Qui dentro troverete un sacco, ma dico un sacco di merda. Ovviamente pulitela. Ora possiamo togliere il manubrio, tirar fuori i nostri due spacer, che ad occhio saranno un centimetro e mezzo. In questo caso io in carbonio ho sì un centimetro, poi il mezzo in realtà è fatto con questi qua che dovrebbero essere 3, 2, no? Boh, forse sono giusti? Vabbè, in realtà vado un pochino oltre, ma pazienza. Porco dio, che gomitata! Affanculo! Mettiamo i nostri spacer. Rimettiamo il manubrio. E dai, tappo. Questa vita è fottutamente infinita. Devo prendere il trapano. Oh, e dai, ce l'abbiamo fatta. Prima di stringere l'attacco, controllate che non vi dondoli la forca. E stringete bene quindi qua sopra. Sì, direi che va bene. Infine, per rimettere il manubrio dritto, controllate che il manubrio sia appunto allineato con le due piastre sotto. E infine stringete con la dinamometrica. Prima una, poi l'altra.
poi di nuovo l'una e poi di nuovo l'altra. Così siete sicuri che sia perfetto. Via lì, spesseri in carbonio montati. I prossimi raga sono veramente una sbatta. Per fare il primo bisognerà smontare la guaina del cambio, quindi togliere il filo, togliere la guaina e poi potremo agire. Per fare l'altro invece bisognerà farlo pure con il freno, ma un passo alla volta. Il primo upgrade sono questi: capiguaina in ergal anodizzati rossi per il cambio. Nel caso abbiate freni meccanici li fanno anche del diametro per i freni. Essendo necessario smontare tutta questa roba, magari cogliete l'occasione quando avete altri lavori da fare. In questo caso io devo comunque pulire la guaina del cambio perché non scorre più bene il filo. E riguardo il freno li devo comunque spurgare, quindi smontarlo non mi costa nulla. Riposizioniamo quindi la bici sul cavalletto. Dio possi pesa. Prima cosa da fare è togliere il cavo. Quindi brugole, svitiamo qua, che è una 4 credo. Perfetto. Poi nel caso di manettino Shimano c'è questa vite qua che si può togliere ed esce il cavo. Altrimenti SRAM ha un coperchietto qua sopra che si toglie in maniera similare. Ora ve lo farò vedere per Shimano. Cacciavite, svitate questo tappino. Porco dio, meno male che non è finito dentro. Però l'ho comunque perso. Però così no, dio cane. Eccolo, mettiamolo da parte. Insieme al cacciavite. A questo punto potete sfilare la guaina. Il cambio non dovrebbe essere così mobile. Conviene prendere una brugola e stringerlo. Ora quindi tiriamo la guaina, spingiamo fuori il cavo, che ovviamente prima andrà rilasciato del tutto, e tiriamo. Il cavo in realtà è ancora messo bene, quindi se taglio l'ultima parte dovrei anche poterlo recuperare. Prima di procedere all'upgrade però facciamo un po' di pulizia. Nel caso del cavo direi di prendere un pezzo di Scottex, dell'alcol isopropilico, che se non avete in garage male ragazzi, e lo facciamo scorrere, magari un paio di volte, ma magari anche tre già che ci siamo. Nel caso della guaina invece è un po' più complicato. Innanzitutto togliamo i vecchi capi guaina, uno e due, poi prendiamo del WD-40, penso. Speriamo di non far troppi danni. E ce lo spruzziamo dentro. Forse conviene spostare la bici. La portiamo dove c'è un po' di aria compressa. Spruzziamoci quindi l'aria compressa. Magari anche un po' di alcol isopropilico, visto che a quanto pare è miracoloso. Infine di nuovo aria compressa. Speriamo di aver fatto un buon lavoro. Visto che qua è pieno di merda, credo di sì. Gesù infame. Donna che odore di WD-40. A sto punto possiamo inserire nuovi capi guaina. Uno. Cambio Shimano di merda. Ditemi che almeno dietro va bene. Neanche dio porco. Raga, come se l'avessi fatto. Questi li avevo presi per il sender che monta SRAM. Me ne hanno mandati 5, quindi 3 mi avanzavano. Speravo di poterli riutilizzare e invece no. Per ora quindi ci mettiamo quelli vecchi. E vi dico che in realtà avevo già intenzione di mettere un GX. Quindi quando sarà cambierò anche i capi guaina. La stessa cosa la potreste fare con i collerini in reggisella, ma anche questo qua è marchiato Shimano e infatti non funziona. Io l'ho sempre detto, freni Shimano, cambio SRAM. Buona. L'ultimo upgrade, prima di rimontare il cambio, è la guaina termorestringente, che mi avrete già visto usare sul sender. Ora la metteremo anche qua. La guaina termorestringente dovrebbe semplicemente servire a tenere legati i cavi, così. Quindi prima di tutto togliamo le clip. Urco. E ora vediamo di smontare anche il cavo del freno. Questo sarà una sbatta. Chiave dell'8, Scottex, perché perderete olio ovunque. E svitate. Ok. E là, che è sta roba nera? Non sta uscendo troppo olio, quindi magari posso anche rimontarlo e sperare che funzioni. Dove cazzo ho messo la termorestringente? Fanculo, ce l'avevo in tasca. Non è comodissimo far passare questo. Infatti quando l'ho fatto sul sender avevo smontato tutto perché dovevo anche tagliare i cavi. Però per stavolta ci accontentiamo. Cazzo, ma prima la dovevo tagliare. Cercate di tenerle più o meno lunghe uguali, ovviamente. Ovviamente sarà da lasciare un minimo di gioco alla fine. Quindi direi che più o meno qua la possiamo tagliare. E quest'ultimo pezzo non so cosa me ne farò. Reinseriamo il tutto. No, dove cazzo? No, è rimasto qua. Zio pera. Che bordello. Dio porco, ho tirato il cavo sbagliato. Prima questo, poi questo. Sta diventando molto più difficile di quello che mi sarei aspettato. Che male il pollice, dio cane. Dai, lo vedo. È qua. Dai che manca un cazzo. Ti vedo, sei qua. Ora prendo le pinze e lo tiro. Dai, Gesù San Crispino, porca madonna. È tornato indietro. Che cazzo faccio a tirarlo fuori da qua? Lo posso spingere? Sì, lo posso spingere. Mi sono complicato la vita fino adesso per un cazzo. Ole. E ora l'altro. Ricolleghiamo i tubi. Ora dobbiamo riavvitarlo. Quindi chiave inglese dell'8. E avvitiamo. Ma vi dirò, il freno non ha perso olio e funziona ancora. Questo è incredibile. Riattacchiamo anche l'altro. Per fare questo però ci serve il cavo. Ula. Alla quale taglierei l'ultimissima parte, in modo da averlo più netto. Ricordiamoci che prima va dentro il cambio, dove ovviamente non riuscirete mai a prendere il buco. E allora, non è cambiato un cazzo. Oh, e invece eccolo qua. Ora devo riuscire a riavvitare. Porca puttana. Capoguaina. Guaina. E ora speriamo che arrivi in fondo senza problemi. Anzi no, di qua togliamo il capoguaina, così gli facciamo fare il giro più dritto. Oh, eccolo qua. Rimettiamo il capoguaina e rinfiliamo il tutto. Ora dovrò un attimo sbattermi per regolare il cambio. Rimettiamo il tappino. Voilà. Dove cazzo finite la brugola del 4? Ce l'avevo in tasca.
Porco Dio. Ora qui avvitatelo del tutto e poi lo fate tornare indietro di un paio di giri, che almeno avete gioco poi per regolarlo da qua. Prendete poi una pinza con la quale potete tirare il cavo. Che qua ne scimano, che fastidio. Come cazzo hai fatto a fare le cose così scomode? C'è Sram, che è fottutamente comoda con il cambio, e scimano, boh, vabbè. Ora, anche se non abbiamo messo i capi guaina, possiamo però mettere il terminacavo colorato, ovviamente. Lo pinziamo e voilà che stile. Stessa cosa per quello del reggisello, ovviamente. Poi una clippettina ce la mettiamo comunque. E ora dobbiamo solo termorestringere la termorestringente. Forse non è il migliore dei miei lavori, questo perché già all'inizio avevo scelto una termorestringente non del diametro perfetto. Comunque in descrizione vi lascio il link per tutte le cose e magari la termorestringente più adatta. Però direi che fa comunque la sua sporca figura. Vediamo anche se il cambio funziona. C'è, primo tentativo. Oh fa, c'era quasi. L'ultima marcia mi ha fregato. Zio Billone. Proviamo ad avvitare un filo, così da non farlo cadere. In realtà probabilmente c'è solo da sistemare il fondo corsa. Però cazzo, mi hanno funzionato tutte le marce alla prima. Questo è veramente incredibile, senza neanche doverlo aggiustare. E niente raga, questi erano 5 upgrade estetici per la vostra mountain bike. Me ne sono riusciti solo 4, ma questo è un dettaglio. Ricordatevi sempre di mettere via la vostra bicicletta con la marcia più bassa e il telescopio calzato, in modo da non rovinarli. Questo perché altrimenti manterrete compresse delle molle, e le molle rimanendo compresse poi non si scomprimono più. E nei prossimi video, oltre che raidare, ho già pronti degli upgrade questa volta funzionali. Bella raga.